Buongiorno. Ah, come si sta bene il lunedì. Non ci sono più le moto che passano a tutta velocità sulla strada. Silenzio. Solo noi. Quei camper lì. Spettacolo. Allora, Federico su questo cesso, no scherzo, no. Federico sul suo camperozzo futura casa, speriamo, ha deciso di rifare il piatto doccia, però non ha una fresa, quindi tutto a trapano, vediamo adesso, e speranza, e soprattutto speranza. Sarà subito pronto a consolare Giorgio. Sì, che funziona. Si è spaventato, pure ciccio, oggi un sacco di traumi, urli. Potrebbe funzionare. Molto bene, profilo tagliato. Adesso si va di togliere il silicone e poi vediamo che cosa c'è sotto il piatto doccia. E quelle viti che c'erano laterali però c'entrano qualcosa? Tutte. Ah, ok. Mica come sono curioso di vedere. Gli spacchi li fate una sagomina in vetro resina, l'ho fatto in acciaio. Sì, il piano è già rifarlo tutto in vetro resina sopra, ah. Perché c'ho mille crepe nel dubbio. Beh dai, ottime condizioni comunque sotto, eh. Sì, io voglio vedere il tubo però. Cioè, ipotizziamo, io devo cambiare il tubo della doccia. Come cazzo lo tiro fuori? Da sotto. Da sotto. Sì, anche perché non puoi farlo da qua, tu non sai che cosa tiri o che cosa c'è dietro, mentre invece sai che qua finisce e da sotto lo puoi spingere, lo tiri verso di te. Non... Buongiorno, noi ce ne stiamo andando. Ciao Fede, ciao Marco. Il nostro soggiorno è finito in questo meraviglioso posto. Andiamo un paio di giorni a Torino per delle commissioni e poi ce ne ripartiamo al fresco. Ora vediamo se riusciamo a uscire di qua. Ma sì, non ho piovuto. E andiamo a fare carico e scarico e poi proseguiamo la nostra strada. Buongiorno, allora, oggi sono tornati a Torino, cioè ieri sono tornati a Torino perché mia mamma era un po' giù di morale, allora io con Elisa abbiamo deciso di fargli fare una giornata in piscina e bom, così almeno si sta un po' insieme a noi, si riprende un po', era un po' giù di morale e bom, ogni tanto bisogna fare queste cose qua. Con piacere, e quindi siamo venuti in piscina. Elisa è lì a bordo acqua, ci sono 1000 gradi,
però non c'è neanche tanto sole, per fortuna. E domani ripartiamo. Comunque vedi, meno male che abbiamo il pandino, perché sennò se non avessimo avuto il pandino dovevamo venire qui col camper ed è molto difficile trovare parcheggio. Raga, piscina finita, siamo arrivati. Adesso siamo in questo posto qui, Torino. Col pandino. Elisa è andata a provarsi il vestito da sposa. Io non posso vederlo, quindi sto qui che aspetto. Oh. Siamo arrivati, adesso abbiamo fatto la spesa, quindi il frigo è strapieno e Elisa adesso si occuperà di accenderlo, perché anche lei deve imparare. Okay. Per accendere questo frigo di merda, il trivalente, bisogna fare spazio, quindi togliere tutte le cose che ci sono dove c'è l'occhiello che si vede la fiammella, poi insistere, vedere la fiammella e rimettere tutta la roba a posto. Io non capisco perché hanno inventato i trivalenti. Nel frattempo si mette a posto la spesa, qui mia nonna mi ha dato gli zucchini dell'orto. Bam! Spatapam! Meridionalata, pomodori ancora, siamo autonomi per 10 giorni praticamente. Finalmente eccoci qua a casa nostra. Ah, si sta da Dio, c'è il vento, venticello, neanche troppo forte. Lì ci sono dei signori, ma sono con la macchina all'ombrellone che si rilassano, sicuramente poi vanno via, non hanno la tenda. Qui c'è ferro battuto che ha fatto fatica a salire, però è salito. E qui c'è tutta la meraviglia. Il miele l'abbiamo preso? Dentro Germina no. L'olio? Sì. Il pepe no. La tisana a finocchio? No. Bicarbonato? No. Porca miseria. Cosa? Ho cancellato tutto quello che abbiamo che non abbiamo preso. L'intelligenza, ho cancellato tutto il contrario. Ho cancellato tutto il contrario. Vabbè, allora cancella tutto e riscrivi. No, allora, pellicola e miele l'abbiamo preso. Ormai hai cancellato tutto quello che non abbiamo preso. E vabbè, rifacciamo. Cosa c'era scritto? Devo cancellare ogni volta che dicevo no, però è vero, no, dai, non lo sta facendo perché sarebbe troppo stupido, cioè non avrebbe granché senso, invece è proprio stupido. È il caldo che ho preso a Torino. Allora, pepe. Guardate che zucchina dell'orto. Elisa adesso ci fa
che mia nonna gli ha dato la ricetta e non l'ha mai fatto, ma vediamo come viene, di zucchini in carpione. Vediamo. Siccome noi non mangiamo mai. Allora, intanto vi spiego che cosa abbiamo comprato. Allora, questo è il pannello solare. Vabbè, domani ve lo faccio vedere meglio. Comunque è a... praticamente è un policristallino da 100 watt, ma è molto buono, mi ha detto Marco, perché ha 5 bus, mi sembra che si chiamino. Adesso non mi ricordo bene, lui è l'esperto, però tipo il policristallino è fatto a righe, ci sono delle celle e dentro queste celle ci sono delle righe. Tipo il mio ne ha 4, quello che ho già sumontato ne ha 4, questo invece ha 5 righe, vuol dire che rende di più. Poi quello che abbiamo preso è un nuovo regolatore di carica, abbiamo scelto questo qua, questo, perché che sia MPPT a me non interessa, sinceramente va bene anche PWM, ma comunque questo qui almeno supporta un po' di più, supporta 30 A, invece quello che ho io è veramente basso, quindi devo cambiare anche il regolatore di carica. Poi le staffe che sono sopra, e qui vabbè ci sono i cavi, e sistemiamo anche un po', abbiamo preso il silicone, tutte le cose che servono qua, così almeno aumentiamo la nostra energia, non tanto per l'estate, anzi sinceramente non per l'estate, ma per l'inverno, perché mi accorgevo che comunque dopo 3 ore 4 ore così, già se è nuvoloso la batteria mi andava 11.9 11.8, non mi piace. Poi nel frattempo tanto bisognerà sicuramente anche cambiare la batteria, che noi ce l'abbiamo qua, perché è una batteria da 90 A, che è sempre una GM a scarica lenta, ma praticamente noi ce l'abbiamo da 4 anni il camper e la batteria era già montata e io non gliel'ho mai cambiata. Sinceramente funziona bene. Poi abbiamo anche il parallelatore noi, quindi comunque le batterie rimangono sempre, il pannello solare tiene sempre abbastanza cariche tutte e due le batterie, sia quella del motore che quella dei servizi. Infatti per ora ci troviamo bene, anzi siamo riusciti anche a far partire il camper di Busca una volta. Niente. Va bene, allora aspetteremo Marco, che facciamo sto lavoro insieme, che lui è più esperto, più bravo, se l'è fatto già anche sul suo. E niente, vedremo quando viene. Oggi è giovedì, penso che verrà domani, venerdì sera, sì, per sabato e domenica lo faremo questo lavoro. Lo facciamo in un posto così, perché almeno fa fresco, non c'è l'afa, non c'è l'appiccicatume. Molto bene. Super tramonto anche stasera, fortunatissimi, molto fortunati. Comunque è arrivata, non so se vi ho fatto vedere, una macchina lì con la maggiolina e una anche qua. Però non si sono neanche sentiti, quindi non fanno neanche casino, meno male. Gente molto rispettosa.
oggi è giovedì, noi staremo probabilmente fino a martedì mattina. E niente, abbiamo fatto tutto: gasolio, gas, acqua e cibo. Quindi siamo belli che pieni di tutto, carichi, carichi, carichi. Ed è con questi 15 gradi esterni, vabbè, 19 in frigo, vabbè, ormai lo sappiamo, che vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Elisa non si sente molto bene. Alla sciarpa. Una tonsilla come una palla da maschio. Vedi che tu ancora sei così attaccata alle tue tonsille. Toglile come ho fatto io. Adesso sicuramente no.